ringrazio per le parole di stima che fanno molto piacere, la solidarietà, e devo anche ringraziare alcune persone che mi sono state vicine all'inizio. E il primo è Antonio Lameghi, il direttore della Gazzetta, che mi ha sempre, fin da prima che ci siamo intervenuti, quando ha capito la mia situazione, e si è comportato insomma anche un po' come un padre, con i consigli, e mi è stato molto vicino insieme a Giovanni Gualdini in campo servizio, due persone che mi hanno incoraggiato ad andare avanti e soprattutto a farmi ancora richieste perché potessi insomma continuare e non mollare l'osso. Poi un altro ringraziamento devo fare alla mia compagna Laura, perché anche per lei non è facile insomma questa situazione. La nostra vita diciamo, di coppia è anche cambiata, sono state tanti stravolgimenti, però insomma insieme, che anche una collega, lei, resistiamo e andiamo avanti. E poi chiaramente alla mia famiglia, alla mia sorellina, che ho visto un po' è preoccupata, ma anche lei mi dà la forza, e a mia mamma, perché anche lei è una persona che resiste e è molto coraggiosa. E poi devo ringraziare, e chiudo con i ringraziamenti, il gruppo Espresso, che si è fatto carico della mia tutela, perché in questo modo c'è la società civile che mi ha espresso la solidarietà insieme alle associazioni, le forze dell'ordine che mi proteggono, ma c'è anche un gruppo che con un contratto mi fa sentire ancora più tutelato, e quindi questo va dato me. Dopodiché io chiusi con i ringraziamenti, vabbè, ringraziando anche chi, insomma, il presidente, il comunato, che mi ha permesso di parlare oggi qui in un luogo importante, un luogo molto importante. Insomma, la questione è in Italia è quella che conosciamo, e la mia solidarietà infatti va anche a tanti colleghi cronisti che in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Lombardia, a San Marino. David Oddone lo conosco, è una persona che si occupa delle stesse tematiche, in un piccolo stato dentro uno stato, quindi è il nostro paradiso fiscale, diciamo, il nostro paradiso fiscale è emiliano, dove tanti imprenditori anche locali si rifugiano, o meglio rifugiano i propri capitali. Quindi la mia solidarietà va anche a tutti questi colleghi e cronisti che continuano a raccontare, nonostante ci siano i mafiosi che vorrebbero che insomma smettessero di scrivere. E quindi la solidarietà va a loro. Prima si parlava di territorio caldo, Modena è un territorio caldo. Io direi che i territori caldi in Emilia ci sono diverse province, cioè Reggio Emilia, Modena, Bologna. Bologna fino a qualche tempo fa si pensava a Bologna come una città quasi che non facesse gol alle mafie, no? Perché Bologna è una città universitaria, insomma il problema è stato fortemente sottovalutato, e Bologna poi si è scoperta essere, grazie anche all'ottimo lavoro della DDA di Bologna, della Mobile di Bologna, che ha fatto tre indagini in un solo anno su Bologna, sempre sulla stessa cosa, e poi anche alle altre direzioni distrettuali antimafia del resto d'Italia, quindi penso a Catanzaro, che è addirittura scoperto i legami con San Marino, cioè come le cosche che stavano a Bologna riciclavano nel paradiso fiscale di San Marino. Poi va bene, abbiamo parlato anche di Modena, la dottoressa Musi ha parlato di Modena come un territorio fortemente diciamo insediato, dove il clan dei Casalesi è molto radicato, ma non pensiamo che l'andrangheta non ci sia a Modena, anzi l'andrangheta a Modena ci sono quegli andranghetisti che un tempo stavano a Reggio Emilia e che dopo questa guerra con le altre coste che stavano a Reggio Emilia si sono spostate verso Modena per spartirsi sempre il territorio, questa pax mafiosa, no? Che permette alle cosche di non attirare l'attenzione e di rimanere su un territorio in silenzio, continuando a fare affari. Si è detto anche prima che buono e cattivo in Emilia si mischiano, e quindi anche legale e illegale si confondono.
formano, è come se formassero un corpus unico in cui i capitali mafiosi si ripuliscono e diventano attività legali, e diventano bar, diventano pizzerie, diventano imprese di autotrasporto, diventano imprese edili, diventano anche casinò moderni, quelli con le macchinette delle video slot. Tutto questo rappresenta e mappa il potere delle mafie. Quando i capitali mafiosi diventano attività, si può mappare il potere delle mafie. Per fare questo sarebbe necessario, appunto, quello che noi già con la Gazzetta l'anno scorso avevamo chiesto, facendo notare a tutti che in Emilia, un'Emilia che viene raccontata nei rapporti della Direzione Investigativa Antimafia come un territorio in cui l'infiltrazione è diventato radicamento, ma abbiamo fatto notare come l'assenza della DIA è una questione fondamentale. C'è un territorio che tutti dicono essere pesantemente infiltrato, poi manca un organo come la DIA. Noi l'abbiamo scritto, successivamente c'è stata un'interrogazione parlamentare, ai tempi c'era il ministro Maroni evidentemente non so per quale motivo non ha ritenuto necessaria l'istituzione della DIA in Emilia Romagna, cambia il governo e il ministro Cancellieri decide, probabilmente ha deciso, insomma, di istituire questa direzione investigativa antimafia. È chiaro che per avere una direzione investigativa antimafia forte va fatta con criterio, quindi non è possibile pensare a un ufficio, diciamo, di 4 persone, perché sarebbe inutile, chiaramente. Quindi se ci deve essere una DIA, che sia una DIA con un organico importante. Perché l'importanza della DIA? Perché in Emilia Romagna i sequestri di beni sono comunque ridotti rispetto alle altre regioni, e la DIA ha proprio questa funzione di monitorare in maniera preventiva queste attività. Cioè, cosa fanno i mafiosi sul territorio? La DIA ha più tempo rispetto agli organi, diciamo, alla magistratura e agli organi investigativi tradizionali, perché fa attività di prevenzione. Quindi è come se continuasse questa osservazione, una conservazione continua del territorio, di movimenti, dei personaggi noti, per arrivare a quelli che non sono ancora stati magari indagati, e quindi mappare l'economia delle mafie sul territorio. Per questo è importante la DIA, e per questo è importante che venga istituita al più presto, in modo che anche la DIA di Bologna possa continuare in maniera più sistematica anche il lavoro che sta facendo, un ottimo lavoro. Da quando è arrivato anche il procuratore Alfonso, è stato lui il primo a parlare anche di radicamento in alcune province. Questo è stato un cambio importante di passo della direzione strettuale antimafia. E poi è anche vero che se non si spara la mafia non c'è, se non si ammazza la mafia, le mafie su un territorio non esistono, e questo è sbagliato perché poi fa dire agli imprenditori che la mafia in Emilia Romagna non è un problema perché non c'è. Il problema è che poi arrivano le prefetture e questi imprenditori vengono smentiti clamorosamente. Vengono smentiti perché le prefetture, va dato merito alla prefettura per esempio di Reggio Emilia, in un solo anno ha ritirato 10 certificazioni antimafia. Però a Reggio Emilia molti imprenditori continuano a dire che la mafia, che l'andrangheta non è un problema. Leggendo quelle interdittive antimafia si capisce la questione quanto è seria. Se per ricostruire l'Aquila le imprese dell'andrangheta non sono partite da Reggio Calabria ma sono partite da Reggio Emilia. E poi gli imprenditori che hanno chiamato queste ditte in subappalto si giustificano dicendo: sì, però la prefettura ci mette troppo tempo a dirci, insomma, se queste imprese sono mafiose o meno. Fatto sta che chi dà la colpa a chi? Il fatto è che queste imprese hanno lavorato all'Aquila e hanno intanto fatto girare denaro. La stessa cosa sta avvenendo per la tangenziale di Novellara. A prescindere da come andrà a finire la questione, diciamo, giudiziaria e del TAR, il fatto è che queste imprese del grande Aracri hanno lavorato in quella tangenziale. E quindi io non potevo sapere, questa è la frase di rito che viene utilizzata o dopo gli arresti di quegli imprenditori mafiosi che fino al giorno prima facevano affari con gli imprenditori locali. Io non sapevo, è la frase che i politici indagati per voto di scambio in Liguria
e ho intercettati anche in Emilia al telefono con i boss, io non sapevo che il mio interlocutore fosse un mafioso. E sul io non sapevo si continuano a chiudere gli occhi, quindi a non vedere, non voler vedere, perché c'è questa convinzione, come il collega Oddone ha più volte detto, che parlare di mafia di un territorio fa dire a molti politici, molti imprenditori, anche associazioni importanti di imprenditori, che la mafia, che parlare di mafia su un territorio vuol dire rovinare l'immagine di quel territorio. Ma questo distorso è quello che ha fatto Totò Cuffaro dopo la puntata di Report, quando, parlando della Sicilia, e Report è andato un po' a scoprire, no, questo sistema Cuffaro ha insistito il giorno dopo perché Rai 3 facesse una puntata su il turismo siciliano. Quindi si continua a negare questo fenomeno fino a quando, appunto, poi dopo gli arresti vengono fatti i proclami antimafia. Intanto il problema c'è, la dottoressa Musti ha spiegato benissimo la questione, è un lavoro ottimo, lo stanno facendo anche le procure non del nostro territorio, immagino o penso alla DDA di Reggio Calabria, alla DDA di Catanzaro, alla DDA di Milano e di Torino, che con le loro indagini, o meglio in quegli atti, l'Emilia Romagna, il nome Emilia Romagna viene fuori, viene citato sempre di più. Perché? Perché in Emilia Romagna stanno personaggi importanti a cui si riferiscono anche i boss delle altre regioni. Mi ricordo, per esempio, un episodio quando la collaboratrice di giustizia Lea Garofalo, prima di essere giustiziata e sciolta nell'acido in un magazzino della Brianza, il marito accusato di omicidio, appunto occultamento di cadavere a Milano, prima di fare questo, diciamo, atto, è dovuto venire a Reggio Emilia a parlare con Inigo Scia. E tutto questo chiaramente ha permesso poi al collaboratore di giustizia, invece Cortese, di raccontare questo episodio e di dire: Carlo Costo, il marito di Lea Garofalo, è venuto a parlare con il boss di Reggio Emilia per chiedere il consenso, perché l'andrangheta, gli indranghetisti, per compiere atti violenti hanno bisogno anche del consenso degli altri boss, è un'organizzazione molto strutturata. E quindi ricordo anche la procura, la DDA di Caltanissetta, per esempio, che con le sue indagini ha permesso di sequestrare una società di noleggio video slot, quindi gioco d'azzardo legale, a Modena. E quindi i sequestri che vengono fatti dalle altre procure, perché sono chiaramente anche magari più abituate a ragionare in maniera sistematica sulle organizzazioni mafiose. E la fortuna è che anche la DDA di Catanzaro, grazie insomma ad altre indagini anche che aveva fatto la DDA di Bologna, sono riusciti a scoprire il noto clan Mancuso, che è originario di Vibo Valentia ma che ormai risiede nel bolognese, ha investito tanti soldi a Bologna, ha investito soprattutto nelle ditte di autotrasporto, e sempre perché questa 'ndrangheta non esiste, c'erano dirigenti di importanti catene della distribuzione che hanno affidato per anni e anni il trasporto a queste ditte, del clan Mancuso. Con questi camion loro facevano il lavoro classico dell'autotrasporto, in più ogni tanto da Gioia Tauro portavano dei chili di cocaina fino in Emilia, giusto per inondare la regione. E c'è gente anche, che questo emerge dalle alcune intercettazioni, per esempio di un'altra indagine, bolognesi che si rapportano con questi 'ndranghetisti senza rendersi conto del loro spessore che hanno in questa regione, tanto che due bolognesi che parlano, che sono in contatto con questi analisti, dicono: no, questi vengono da San Luca, il paese dove c'è la mafia, come se a Bologna loro stessero parlando con due angioletti, ecco, quindi, e non risiedessero qui. Invece questi personaggi si rapportavano a Bologna con queste persone, quindi c'è una consapevolezza che è molto bassa. È una consapevolezza che, se le associazioni antimafia e una parte della società civile ha, questa consapevolezza manca totalmente dalla parte dell'imprenditoria, che accetta i costi ridotti dei servizi offerti dalle imprese, perché anche lì
ormai l'imprenditore aspetta, o almeno si aspetta, un imprenditore mafioso che, un mafioso che chiede una tassa parassitaria giusto per, nel nome del, appunto, del dire io sono mafioso, mi devi dare una tassa, mi devi pagare il pizzo. La questione è un po' più ormai sottile, è un metodo un po' più raffinato, cioè io imprenditore mafioso vengo da te e chiedo non una tassa parassitaria, ma chiedo, ti offro più che altro un servizio all'impresa, che può essere ad esempio il movimento terra o la manodopera oppure la fornitura di calcestruzzo. Quindi si entra, è una questione economica, cioè si entra in una logica economica per cui l'imprenditore mafioso non sembra più mafioso, ma sembra un imprenditore qualunque. È chiaro che però dietro quel costo basso si nasconde poi tutto un mondo, no? Perché? Perché fai il costo basso per entrare in quell'economia legale e poi continuano a fare i tuoi affari, per esempio lo smaltimento di rifiuti a costo zero offerto agli imprenditori locali. E c'è il caso in Lombardia di Buccinasco, queste palazzine costruite su un terreno completamente colmo di rifiuti tossici, e lì il movimento terra era stato affidato alle ditte dell''Ndrangheta in subappalto dato da un imprenditore milanese poi condannato per associazione mafiosa. E questo imprenditore milanese il subappalto l'aveva ricevuto da un grosso gruppo imprenditoriale emiliano. Quindi il collegamento che ancora ritorna tra Emilia e Lombardia, tra Emilia e Piemonte, e tra Emilia Sicilia, Emilia Campania e Emilia Calabria, perché queste sono le coordinate su cui bisogna ragionare in maniera più complessa, quindi non fermarsi poi su uno specifico territorio, perché le mafie sono già avanti in questo, non vedono confini o regioni, loro vedono il paese molto più unito di noi, nel senso che noi lo vediamo, chi vorrebbe dividerlo, ma le mafie preferiscono un'Italia unita, un'Italia dove si possano fare affari. L'Italia lo vedono come un immenso campo d'affari, che sia la Calabria, che sia la Lombardia, poco interessa, nel senso che in Calabria si comportano in un modo, in Lombardia magari fanno un po' più il silenzio e per continuare a fare affari, ma gli affari li fanno in ogni parte d'Italia e in alcuni stati europei e poi anche Canada e Australia, diciamo. Quindi non è che hanno problemi di confini, e noi dovremmo fare un salto di qualità come cittadini, anche come giornalisti, nell'analisi di questo fenomeno. Salto di qualità che le mafie hanno fatto negli anni 70, no? Il salto di qualità imprenditoriale. Noi siamo invece ancorati ad una lettura delle mafie come organizzazioni strutturate su un territorio, quasi statiche, e soprattutto diamo ancora la colpa del loro radicamento ad una causa che, a mio avviso, ma anche secondo altri, diciamo, studiosi, è superata da un po', che è quella del soggiorno obbligato. E nel 2012 parlare di soggiorno obbligato come causa del radicamento mafioso è, secondo me, ormai fuorviante, perché se queste persone obbligate a stare in territori lontani non si fossero trovate a loro agio, sarebbero tornate a casa loro. Quindi il problema è che quando sono arrivati poi col soggiorno obbligato sono riusciti a ricreare una serie di relazioni sociali, quindi a entrare in relazione con l'economia e col tessuto economico e sociale, che gli ha permesso di prima di tutto mimetizzarsi in questo territorio e di concludere affari importanti, quindi diventare parte di un territorio. E quindi non è più una questione, e voglio sottolinearlo come lo dico spesso, lo scrivo spesso nel libro, non è più una questione del sud, ma diventa una questione settentrionale, diventa una questione nazionale, come hanno detto anche importanti magistrati della Direzione Nazionale Antimafia. Cioè questo dividere, no, il problema in due, è una questione dei meridionali o del sud o del meridione o del mezzogiorno, e negare invece il problema o dire sì c'è, ma sono solo quelli, sono solo loro che sono mafiosi. No, perché la mafia non è una cosa in sé, cioè la mafia vive di relazioni. Senza queste relazioni col potere politico imprenditoriale non chiameremmo mafia questa organizzazione, che sarebbero bande di delinquenti, qualche furto, qualche estorsione, ma la mafia è altro, la mafia è potere. La mafia non è antistato, come si diceva prima, è dentro lo Stato e cerca collaborazioni
e giusto due giorni fa sono stati arrestati a Milano altri 'ndranghetisti di un clan molto potente. In quelle carte viene fuori il nome di un politico che era stato arrestato il mese scorso, che ha cercato di contattare Pollari, vi ricordate quello dei servizi segreti? Perché doveva fare da tramite, cioè il politico doveva fare da tramite con Pollari per questo 'ndranghetista di Milano, quindi per dire dove vogliono arrivare e dove possono anche arrivare con i contatti. Questa è la mafia, non è mai stata una banda di sequestratori o di rapinatori. La mafia è potere, e in Lombardia, per esempio, sempre parlando di potere, è entrata nella sanità. Perché? Perché nella sanità c'è il potere, che è poi voto e poi sono appalti, no? Quindi un'organizzazione strutturata per il potere, cioè per arrivare al potere. E in tutto questo il ruolo dell'informazione è fondamentale. Il ruolo dell'informazione è quello di scovare, raccontare, svelare magari questi intrecci tra personaggi, chiamiamoli noti, quindi che hanno avuto magari problemi con la giustizia, e personaggi meno noti, quelli che ancora vivono da insospettabili, no? Ed è difficile in un paese come questo raccontare a volte questi intrecci. Non è un caso appunto che ci sono tanti colleghi che quotidianamente vengono intimiditi, no? Perché? Perché è un problema. Giusto l'altro giorno c'era stato un caso anche di un collega a cui il giornale, poi questo rapporto si è rotto, ha cancellato un articolo che parlava di 'ndrangheta e politica. Insomma, in Italia mal si sopporta forse questo raccontare gli intrecci delle mafie con la politica, ma tutti poi gli intrecci, anche quelli che riguardano la corruzione, perché la corruzione è parte integrante del sistema mafioso, perché le mafie, soprattutto al nord ma anche al sud, questo perché insomma la corruzione serve alle mafie per arrivare a quel potere, serve alle mafie per evitare di utilizzare le armi. La corruzione è la seconda arma, o meglio, la prima in certe regioni, che utilizzano le mafie per raggiungere i propri scopi. E quando i soldi non arrivano, o meglio, non riescono a piegare una persona, allora ci pensa il piombo utilizzato dalle mafie come strumento, come estrema razza per raggiungere quello scopo. E noi giornalisti cosa possiamo fare? Facciamo quello che insomma è un po' una raccolta di tante piccole storie, di mettere assieme tanti tasselli, no, per costruire una storia che è quella mafiosa di queste regioni, no, magari sconosciuta, ma in cui c'è una storia mafiosa che comincia negli anni 70, 80, quando i primi insediamenti di 'ndranghetisti o di camorristi arrivavano qui, e che poi negli anni, invece che andarsene, hanno raggiunto questo grado di radicamento che è importante. E fare questo, appunto, questo lavoro in Italia è, a quanto pare, ancora rischioso, perché insomma qualcuno è troppo convinto delle protezioni che ha raggiunto, e quando tocchi queste protezioni e qualcuno si arrabbia. Insomma, le cose da dire sono tantissime, e mi ero appuntato anche qualcosa. Ho anche delle richieste, mi sono venute in questi giorni in mente da fare alla politica. Io faccio il giornalista, appunto, non posso dare soluzioni, non voglio dare soluzioni, non ho neanche gli strumenti per dare soluzioni, però posso fare delle richieste da cittadino e da lavoratore. E chiedo alla politica, se mi posso appunto permettere, se posso, di lavorare sul sistema dei subappalti, per esempio, perché in questi giorni mi sono state fatte tante attestati di solidarietà, ma vorrei che queste attestati di solidarietà diventassero magari azioni concrete che ognuno nel suo campo può realizzare. Quindi chiedo alla politica di lavorare in maniera approfondita sul sistema dei subappalti, sul frazionamento e sulla frammentazione delle commesse. È possibile che un lavoro si divida poi in 5-6 subappalti?
è chiaro che con questa esternalizzazione selvaggia arrivano le mafie che in un passaggio si inseriscono, perché ormai, voglio dire, le mafie evitano anche di presentarsi ai bandi, quindi raramente si trovano imprese mafiose che fanno tutte le... vanno direttamente al terzo passaggio della filiera, non il primo subappalto, al secondo, al terzo, tanto in qualche modo ci riescono. E non sono, diciamo, io un pazzo visionario, sono le carte giudiziarie che parlano, e non del sud, ripeto, ma sono carte giudiziarie fatte da organi investigativi del settentrione di Italia. Chiedo anche, appunto, di intervenire sull'esternalizzazione selvaggia, ma anche su quei settori come l'autotrasporto che risentono parecchio della concorrenza, e di lavorare su quelle che vengono chiamate agenzie di trasporto, per esempio, cioè queste ditte senza mezzi che gestiscono semplicemente e fanno da mediatore fra i padroncini e i committenti. Cioè, allora, se vogliamo fare delle cose concrete, se la politica vuole fare delle cose concrete, si possono fare dando delle regole all'economia e non permettere all'economia, al mercato di regolare la vita delle persone e delle imprese. Quindi ci sono alcune cose che sono secondo me fondamentali e che nel lungo periodo potrebbero veramente tagliare quei fili di complicità e di convivenze tra sistema economico legale e sistema mafioso, e quindi tutto quel sottobosco di boss, capibastone, eccetera, eccetera, che con una parte dell'imprenditoria sono in ottimi rapporti perché lavorano in questi cantieri. E poi la questione anche del sistema che c'è dietro, tutta la questione del gioco d'azzardo legale, per esempio, no? Tutto il mondo delle concessionarie, già qualche indagine ci ha messo un po' le mani, ma siamo solo all'inizio. Perché? Perché è un mondo che è autorizzato sostanzialmente ed è perfettamente legale. Pensiamo anche, per esempio, adesso mi è venuto in mente a proposito di legale, sono le società, no? Le società finanziarie o le società di recupero crediti, sono società perfettamente legali, come le società di noleggio video slot e videopoker, che possono agire con tutte le autorizzazioni del caso. Quindi per un mafioso è la cosa migliore, perché sei autorizzato a fare quel lavoro, sei autorizzato sostanzialmente ad avere un'attività sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole, e chiaramente con quell'attività metti in atto i tuoi metodi. Quindi con i tuoi metodi mafiosi poi ti imponi su alcuni settori, che possono essere appunto il gioco d'azzardo legale. Ricordiamo il collaboratore di giustizia, quando parlò che fin dal 1995, collaboratore di giustizia del clan dei Casalesi, fin dal 1995 disse: il clan imponeva le macchinette ai bar della provincia di Modena, assicurando al barista o al titolare o al gestore del locale che tutte le spese sarebbero state a carico del clan, quindi il barista non spendeva niente, doveva semplicemente tenere queste macchinette, perché all'azienda del noleggio, che noleggia le macchinette, interessa fare il giro di fatturazione, quindi insomma giustificare entrate che poi arrivavano da altre parti. E per tornare, appunto, stiamo parlando di riciclaggio, il caso emblematico di San Marino. Come fa un paese democratico e civile a fare la lotta all'evasione, a fare protocolli per eliminare i paradisi fiscali, poi noi abbiamo un paradiso fiscale qui in Emilia Romagna, cioè, dove ci passa di tutto, cioè, ci sono evasori, ma ci sono anche narcotrafficanti dell''ndrangheta che hanno depositato 15 milioni di euro in un istituto di credito, poi sono stati arrestati sia il presidente che il direttore di quel credito, del credito di questo borgo finanziario, e insieme a loro sono stati arrestati chiaramente alcuni uomini legati all''ndrangheta, professionisti e proprio 'ndranghetisti classici, tradizionali. E lì il giudice dice, il GIP dà un'amara constatazione. Dice questo istituto di credito, che non navigava in ottime acque, quindi era sull'orlo del fallimento, piuttosto che rivolgersi ad altri magari a fare una fusione, eccetera, ha accettato i soldi del narcotrafficante Barbieri, legato all''ndrangheta di Vibo Valenze, per salvare la banca.
quindi questo è abbastanza, è terribile, è un'affermazione terribile che fa il GIP, cioè una banca che preferisce accettare i soldi in arco milioni dell'Andrangheta. E se questo è il livello, come Oddone ha raccontato tante volte, il collega di San Marino, non, è solo un episodio, perché ci sono tanti altri episodi di tante altre organizzazioni mafiose che arrivano, addirittura risiedono a San Marino. Pensiamo al clan Vallefuoco, pensiamo al clan dei Casalesi, che ogni tanto fa una puntatina per sistemare alcune cose. Quindi questa è la situazione, ci sarebbero tanti altri episodi, tanti altri racconti, tante altre storie, proprio perché quello che facciamo noi è creare questa storia criminale anche di questa regione, ma non perché per dare spettacolo, per fare romanzi, semplicemente perché possa essere da stimolo alla società civile a rifiutare in maniera radicale questo compromesso, che è il compromesso mafioso, perché il compromesso mafioso porta soltanto a danneggiare, a rovinare una terra che è stata grande in passato e non capisco perché non dovrebbe tornare ad essere grande.